Dal libro del Siracide. Figlio, non confidare nelle tue ricchezze e non dire questo mi basta. Non seguire il tuo istinto e la tua forza, assecondando le passioni del tuo cuore. Non dire chi mi dominerà, perché il Signore senza dubbio farà giustizia. Non dire ho peccato e che cosa mi è successo, che il Signore è paziente. Non essere troppo sicuro del perdono, tanto da aggiungere peccato a peccato. Non dire la sua misericordia è grande, mi perdonerà i molti peccati, perché presso di lui ci sono misericordia e ira. Il suo sdegno si riverserà sui peccatori. Non aspettare a convertirti al Signore e non rimandare di giorno in giorno, poiché improvvisa scoppierà l'ira del Signore e al tempo del castigo sarai annientato. Non confidare in ricchezze ingiuste, perché non ti gioveranno nel giorno della sventura. Non ventilare il grano a qualsiasi vento e non camminare su qualsiasi sentiero. Sii costante nel tuo sentimento e unica sia la tua parola. Sii pronto nell'ascoltare, lento nel proferire una risposta. Se conosci una cosa, rispondi al tuo prossimo, altrimenti mettiti la mano sulla bocca. Nel parlare ci può essere onore o disonore. La lingua dell'uomo è la sua rovina. Non meritare il titolo di calunniatore e non tendere insidie con la lingua, poiché la vergogna è per il ladro e una condanna severa per l'uomo falso. Non far male né molto né poco e da amico non divenire nemico. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Abbiamo appena ascoltato lo splendido quinto capitolo del libro del Siracide, un concentrato di sapienza. Io ricordo molto bene il giorno in cui è stato letto proprio nel presente, nello scorso anno liturgico pastorale, e ricordo molto bene anche il commento che il Pontefice fece a questo brano. Noi sappiamo tutti quanti quanto lui sia giustamente sensibile e portatore della misericordia, ma ecco, chi può accedere online ai contenuti è bene che vada a sentire proprio la sua riflessione proprio su questo brano, che del resto è molto esplicito. Non serve certamente assolutamente a metterci paura, perché Dio non bisogna mai avere paura, però ecco, se di Dio non bisogna avere paura, Dio non va irriso, ecco, non si deve mai abusare della sua bontà e meno che mai della sua pazienza, perché la sua misericordia è infinita, ecco, ma la sua pazienza, almeno secondo quanto ci sembra comprendere dalla rivelazione, non altrettanto, specialmente verso chi ne abusa della sua bontà e ridendo. Qui ci sono delle espressioni tipiche che purtroppo a volte ricorrono, se non nella bocca, nei pensieri di molti figli degli uomini. Per esempio, ho peccato e che mi è successo? Mica sono morto, no? Mica mi è successa chissà quale disgrazia. Quindi peccare non sarà tutto sto granché, insomma, il Signore pazienterà. Oppure ci sono due modi di peccare contro la Divina Misericordia: dubitarne e pensare che il peccato sia troppo grande per avere il perdono, questo è il peccato di Caino, ma anche il contrario, essere troppo sicuri, come poi si dice, del perdono di Dio,
tanto da aggiungere a peccato, peccato a peccato, tanto Dio mi perdona e quindi che sarà mai, uno in più, uno in meno, tanto poi mi confesso. E qui interviene il detto sapienziale: la sua misericordia è grande, mi perdonerà molti peccati, sì, ma non lo dire in maniera sconsiderata, perché presso di lui ci sono misericordia e ira e il sostegno si riverserà sui peccatori. Ovviamente dobbiamo aggiungere una parentesi sui peccatori impenitenti che abusano della bontà di Dio e le ridono. Ancora, non aspettare a convertirti al Signore e non rimandare di giorno in giorno. Questo, la sapienza della liturgia della Chiesa ce lo ricorda ogni mattina, chi fa la liturgia delle ore reciterà il salmo invitatorio, che dice: ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore. Quando il Signore ci fa qualche grazia, ci fa capire qualche cosa che non funziona, che dobbiamo correggere, qualche nostro errore, qualche nostro peccato, non dire vabbè, ho capito, ma poi ci penserò, piano piano, subito. Ricordiamo tutti quanti i racconti evangelici, anche quello che abbiamo sentito nella messa di oggi: subito lasciate le loro reti, lo seguirono. Quel subito che manifesta proprio la risposta pronta, immediata e doverosa da parte nostra alle chiamate del Signore. C'è in questo brano anche il tema delle ricchezze. All'inizio, non confidare nelle tue ricchezze e non dire questo mi basta, e a metà non confidare in ricchezze ingiuste, perché non ti gioveranno nel giorno della sventura. Il tema delle ricchezze, anche questo uno dei punti cari all'attuale pontificato, giustamente deve essere oggetto di nostra attenta considerazione, perché purtroppo il Dio denaro è il vero motore di tutto ciò che accade nel mondo, e il Signore ci conceda la sapienza per poterlo vedere nel piccolo delle nostre povere vite come nel grande di tutti quanti i meccanismi che presiedono anche ai grandi movimenti politici nazionali, internazionali, europei, mondiali. Siamo soggetti, ecco, alla legge del Dio denaro, tutti. Ma noi no, i discepoli di Gesù escono da questa logica e sanno condividere le ricchezze, sanno anche lasciare le ricchezze, sanno donare le ricchezze e sanno abbracciare uno stile di vita sobrio sotto tutti i punti di vista. Adesso non è il caso forse di approfondire troppo, no? Ecco, ma anche lasciare le luci accese dentro casa non è un problema di tirchieria, è un problema di sobrietà e di amore alla sana povertà evangelica, no? E poi c'è il tema della parola: sii costante nel tuo sentimento e unica sia la tua parola. Questa è un'altra grande esortazione, ecco, utile sia nel piccolo che nel grande, sia in privato che nel pubblico, specialmente nel pubblico di dominio pubblico. La fedeltà alla parola data, grande virtù. E il non cambiare troppo facilmente, ecco, bandiera. Certo, noi camminiamo in conversione e lo vedremo tra poco, una delle cose più grandi che l'uomo possa dire è: ho sbagliato. E la seconda è: non lo so. Se conosci una cosa, rispondi al tuo prossimo, altrimenti mettiti la mano sulla bocca. Non lo so, non lo so. Non c'è niente da meravigliarci se qualcosa non la sappiamo. Pronti nell'ascoltare e lenti nel proferire una risposta. Ecco, c'è stato qualche saggio, non ricordo male, qualche saggio appartenente, come dire, alla comunità umana, ecco, non a quella, diciamo, cristiana confessionale, che soleva dire: mi sono sempre pentito d'aver parlato, ma
mai di aver taciuto. Un bel tacer non fu mai scritto, è anche un altro proverbio. Gli uomini e le donne di Dio, gli uomini e le donne di fede, gli uomini e le donne interiori ascoltano molto, parlano poco, ecco, non sono taciturni, ma parlano il necessario, il giusto, e soprattutto, come amava dirci il caro Cardinal Petrocchi a noi giovani seminaristi, non parlano mai a papera e non fanno le chiacchiere, perché parlare è una grande cosa, ma chiacchierare è una brutta cosa. Ed infatti il testo aggiunge che nel parlare ci può essere onore e disonore, ma la lingua dell'uomo è la sua rovina. Attenzione che qui oggi noi abbiamo molti modi per parlare, non c'è soltanto il parlare, ecco, muovendo l'organo della lingua. A quei tempi sì, perché insomma per scrivere una lettera con le pergamene e recapitarla, a quei tempi c'era un po' problema, insomma, come oggi si muovono molto più velocemente le dita sulle tastiere dei social e dei computer, insomma, ma attenzione che il fatto che si muova un dito non siamo, ecco, curbetti, no? Ah, ma io non ho aperto bocca, quindi non ce l'ha con me di potersi tacere, non posso anche aprire bocca digitando oggi. E anche su questo dobbiamo fare attenzione tutti quanti, amare degli stili, a mio modesto parere, ma un parere insomma che cerco di maturare dall'ascolto di quello che mi sembra che Dio dica, voglia, una grande sobrietà, un grande equilibrio e soprattutto un uso sempre corretto della nostra parola, non per graffiare, non per ferire, non per insultare. Purtroppo gli spettacoli che vediamo, sia da parte del cosiddetto uomo della strada, che anche purtroppo da chi insomma dovrebbe dare sotto vari punti di vista il buon esempio, non sempre è molto edificante. Ecco, però è importante che noi impariamo in coscienza, ecco, davanti al Signore, a fare del nostro comunicare uno strumento di edificazione, basterebbe, non uno strumento di distruzione. Io quando cerco di parlare con qualcuno dico: guarda, la mia cara matrice, per distruggerla ci sono voluti 2 minuti di orologio. Distruggere non ci vuole niente. Io non la vedrò ricostruita sicuramente, perché non basteranno 50 anni, e come era prima non ci diventa. Ecco, questo dovremmo anche su questo, quante volte Papa Francesco ha ammonito sul terrorismo delle chiacchiere, no? e della lingua. Tanto, ecco, quando si fanno i discorsi sapienziali che ci toccano, si dimenticano facilmente, no? Si fa attenzione piuttosto ad altre cose che sembrano fare maggiore effetto. Non meritare il titolo di calunniatore, questa è la cosa più grave che si possa fare con la lingua. Quindi quando si spargono falsità, addirittura quando si magari diffonde una notizia di cui non si è sicuri, insomma, che infama il prossimo. E non tendere insidie con la lingua, perché la vergogna è per il ladro una condanna severa dell'uomo falso. Bellissima quest'ultima espressione di questo splendido capitolo: non fare male né molto né poco. Cioè, io non faccio troppo grosso e non ne faccio, insomma, però qualche piccola cosa sì, qualche chiacchiera, qualche pettegolezza, insomma, non bisognerebbe farlo, ma se ogni tanto lo faccio, che sarà mai, insomma, no? Questo non è un discorso ispirato a sapienza, e da amico non divenire nemico. Recentemente parlavo con un'anima e gli dicevo: guarda figlio mio, ma Gesù dice amate i vostri nemici, dico sì, Gesù dice amate i vostri nemici, però noi non ce ne abbiamo i nemici. Un discepolo di Gesù non ha nemici, perché nemico è qualcuno che tu odi, nemico è qualcuno a cui vuoi male, verso cui sei risentito, verso cui glielo vuoi far pagare per qualcosa che ti ha fatto, no? Ecco. Anche su questo ripensiamo ancora a tanti interventi
anche un po' ironici, simpatici, ecco, del pontefice regnante, no? Su questo argomento. Ma noi non abbiamo nemici, sono gli altri che si reputano nostri nemici, ma noi no, noi siamo amici di tutti, non possiamo diventare nemici di nessuno se siamo discepoli di Gesù. E se qualcuno fa qualcosa di male o cosa di questo genere, noi preghiamo per lui e basta. Non ci sta, se abbiamo la possibilità, che ha il cuore aperto, sensibile, attento, disposto ad accogliere qualche piccolo suggerimento, qualche piccola correzione, glielo facciamo notare. Certamente quando si tratta di cose che gravi, pubbliche, che coinvolgono insomma personaggi, bisogna anche intervenire, certamente ricorrendo a chi possa porvi rimedio. Questo ce lo insegna Gesù nel Vangelo. Ho detto, questi nemici non ci dovrebbero essere nel nostro cuore, in un cuore di un discepolo della verità, della sapienza e soprattutto di Gesù. Questa chiesa è sempre molto bella, non mi stancherò mai di dirlo, specialmente nelle adorazioni, perché ci permette di contemplare nel simbolo, nella realtà, chi è Gesù. Con le braccia stese sulla croce, ancora vivo, non ha la ferita al cuore, quello sguardo che, se uno ci fa attenzione, insomma, è assai eloquente, è sotto quello che lui è realmente, insomma, no? Anche il suo silenzio, la sua umiltà, disarmante, insomma, nell'Eucaristia è un'interrotta predicata. Ebbene, chiediamo a Gesù che ci aiuti a fare nostre queste stupende massime di sapienza. Ci sono tante cose in questo brano che adesso le portiamo nella nostra preghiera personale al cospetto del Signore. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento.